Ciao ragazzi, amici di cenadeals.it, un salutone da Pasqui. Oggi facciamo un unboxing di un dispositivo che ci ha mandato Gearbest, che ringraziamo. Una novità che va a inserirsi nella fascia bassa e parliamo del nuovissimo, ce l'ho qui, questa scatolina. Vediamo se riuscite a indovinare, Redmi 7A. Device del nuovo brand che si è distaccato da Xiaomi, appunto Redmi, che si è messa a fare anche dei basso gamma e vediamo dopo il 6A, che era ancora di casa Xiaomi, com'è questo Redmi 7A. A noi è arrivata la versione da 2 GB e 32 di storage interno, un device comunque compatto che sicuramente avrà qualcosa di positivo da dire. Come tutti i dispositivi Xiaomi di fascia media e bassa, sono conosciuti e famosi soprattutto per la loro duttilità e fluidità a livello di software. A bordo c'è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 439 e subito dopo la sigla lo andiamo a vedere insieme. Che bello ragazzi tornare ad unboxare un pacchettino insieme a voi. Eccoci qua con il nostro Redmi 7A, device di fascia bassa marchiato Redmi e non più Xiaomi. Xiaomi l'ultimo che aveva fatto, quindi il suo predecessore, lo Xiaomi Redmi 6A, adesso invece è solo Redmi 7A. Vediamo com'è fatto, è un telefono di fascia bassa che però ha delle cose interessanti. A noi è arrivata la versione global da 2 GB di RAM e 32 di spazio di archiviazione interno, poi vediamo come sono distribuiti gli slot e lo andiamo ad aprire. Tanto andiamo a vedere cosa c'è in questa scatolina, presumibilmente la cover e il manuale, la spilletta, qui molto minimal, che andiamo a sfilare perché ci servirà. È un bel problema reinserirla nella confezione, ma noi ci proveremo. Vedo che non c'è la cover in dotazione, questa è già una grave mancanza da parte di Xiaomi. Certificato di garanzia, ci sono tutte le lingue, compreso l'italiano, vedete, non sto neanche andare ad aprirlo, benissimo. Qui la stessa cosa, guida dell'utente, e ci sarà senz'altro anche l'italiano, visto che c'era anche nel librettino. Informazioni di sicurezza, guardate, perciò molto bene. Versione globale. Ringraziamo a proposito Gearbest che ci ha mandato questo pacchettino. Vi ricordo che tutti gli acquisti del catalogo Gearbest Italia godono tutti della garanzia Europa 24 mesi con reso 45 giorni rimborsato da PayPal e sostituzione o intervento in garanzia non in Cina. E qua sfatiamo un po' questo tabù e mi fermo un attimo perché mi interessa che tutti lo sappiano, perché vedo molti pareri contrastanti, ma non è questione di pareri, è una cosa oggettiva, perché noi siamo loro partner, quindi sappiamo bene come funziona. La spedizione per la riparazione è in Spagna, per l'assistenza, per la sostituzione e quant'altro. Vediamo cos'altro c'è nella confezioncina, molto spartana la scatola, però ci sta. USB, USB, micro USB, non sto neanche a tirarlo fuori e si vede già, benissimo, lo rimettiamo in confezione. E un caricatore, adesso faccio la foto perché voglio essere sicuro dell'amperaggio, la faccio qua in diretta davanti a voi, inquadrata bene, sì. A volte a fuoco e come sospettavo, come pensavo, l'uscita è a 2 ampere, quindi ricarica normale, normale, abbastanza veloce, non velocissima, quindi non ricarica rapida, anche se è dotato di un nuovissimo processore di casa Qualcomm, ossia lo Snapdragon 439 Octa-core. Andiamo a mettervi anche questa scatola che non ci serve più e finalmente ci impossessiamo del nostro smartphone, che non andiamo a accendere subito perché prima vi devo far vedere com'è fatto. Intanto spero che lo vediate bene nonostante lo sfondo scuro, si vede. Andiamo a togliere la pellicola che sta dietro, tolta. Teniamo qua la spilletta perché può servirci dopo. Eccolo qui, bello compatto, un 5.45 pollici. Le misure, partiamo subito con le misure. 146.3 x 70.4 x 9.6 mm di spessore. Quindi un mattoncino, non è sottilissimo, però è comprensibile perché è dotato di una batteria da ben 4000 mAh, quindi è un bel muletto che in abbinamento ha una risoluzione solo tra virgolette HD, display da 5.45 pollici, come detto, 720x1440 pixel HD+, IPS LCD e a 295 ppi, formato di display 18 noni.
Il peso è di 165 grammi, molto maneggevole, sta bene in mano, riuscite proprio ad avvolgerlo quasi con la mano. Io mi ricordo ancora quando c'erano questi primi telefonini da ben 5.5 pollici che venivano considerati super padellosi e adesso guardate, vengono presi per piccoli. Quando ci penso mi viene male, eppure è proprio così. L'evoluzione. Andiamo avanti, è basato tutto su Android 9.0 Pi, il processo produttivo a 12 nanometri dello Snapdragon 439 e la frequenza di clock è 2 GHz. La memoria interna nostra è da 32 e la RAM è di 2 GB. Ha la memoria espandibile, poi vedremo come. Intanto qua vediamo sulla destra tasto accensione, bilanciere del volume, in alto jack per le cuffie da 3,5 mm e microfono per la riduzione del rumore, non ci sono gli infrarossi. Sulla parte sinistra tutto bello liscio, ma c'è il carrellino con gli alloggiamenti, vediamo quali e quanti. Soprattutto ecco qua, abbiamo uno slot per la micro SD, uno per una nano SIM e un altro per un'altra nano SIM, quindi tre slot direi che sono una bella furbata e può sempre tornare utile con una capienza che non è proprio esaltante ed è espandibile fino a 256 giga. Sotto abbiamo lo speaker di sistema, poi sentiremo come suona, la presa purtroppo solo micro USB e il microfono. I sensori sono tutti presenti, l'accelerometro, il sensore di prossimità, il sensore di luminosità, il giroscopio, il barometro invece non è presente, lettore di impronte digitali anche, se ci fate caso, guardiamo la back cover, voi dove lo vedete. Sotto al display non c'è perché non è un AMOLED e per il costo e per il tipo di prodotto non è previsto il sensore ottico sotto al display. Molto bellina la scritta in cornice, la scritta Redmi, carina, ha il suo perché. Le cornici sono simmetriche, qua c'è la capsula auricolare facilmente raggiungibile e a me piace. È tutto policarbonato dietro, la back cover non è certo in alluminio, almeno non mi sembra in alluminio, è un tutt'uno con il frame, quindi comunque è stondato e il grip è ottimale in mano. Peccato che non ci sia la cover, però diciamo che Redmi potevi sforzarti un po' di più e metterne una, o no, visto che già le cuffie non le mettete mai. Vabbè, considerazioni mie, qua c'è la scritta Redmi, designed by Xiaomi, come sempre. La connettività è quad band 850 900 1800 1900, connettività mobile sì, ovviamente nano sim 4G plus fino a 300 mega in download, vediamo se ci sarà l'aggregazione delle bande, poi vediamo anche in base agli operatori. Wi-Fi BGN, non ci sono gli infrarossi come detto, il GPS c'è, NFC non presente, GLONASS e Beidou presenti, e jack audio da 3,5 abbiamo visto che c'è e ingresso micro USB classico. La fotocamera 13 megapixel con apertura f2.2, flash singolo, non c'è lo stabilizzatore ottico ma è elettronico, non c'è l'autofocus laser e neanche ovviamente un sensore TOF. Fotocamera frontale da 5 megapixel senza stabilizzazione ottica, la risoluzione video è Full HD a 30 fps 1920x1080 pixel. Adesso l'accendiamo e andiamo a vedere un po' questa MIUI 10. È dotato di una ricarica pseudo rapida, visto che l'uscita è 2A, ma non è rapidissima. Ecco, si è acceso. Andiamo a vedere di sbloccarlo con uno swipe verso l'alto. Adesso sta caricando il tutto. Io ho già messo, c'è un aggiornamento, andiamo ad applicarlo subito. Io l'avevo già acceso e configurato con le mie app, quindi ho già installato praticamente tutto. Voglio vedere se ci sono degli aggiornamenti di sistema. Io ho già messo la modalità scura che mi piace molto. Nonostante sia un IPS, c'è la modalità scura, quindi è una cosa che a me piace molto. Ho già adattato i caratteri, vedo che la fluidità c'è, adesso dovremo provare la navigazione, la batteria, l'autonomia. Il display, nonostante sia solo un HD, è comunque ben definito e si vede bene. Gli angoli di visuale sono un po' scarsini e lo vediamo con... guardate, si attenua non di poco la luminosità se lo inclino, però ci sta, insomma, è un IPS di quelli LCD classici proprio. Aumentiamo un po' la luminosità sperando di non accecarvi, vedete, sì, si vede tutto. La MIUI è la solita, la conosciamo molto bene, come quasi come le nostre tasche. Vado ad abbassare un po' la luminosità perché non voglio rischiare che poi in video non andate a vedere nulla e poi mi tocca rifarlo. Info di sistema, nome dispositivo Redmi, Redmi 7A, livello patch di sicurezza aggiornata al 1 maggio 2019, MIUI Global 10.2.1 stabile, octa-core, 2 GHz e 2 GB di RAM, 15 GB disponibili su 32 totali perché ho installato ben 4-5 GB di roba e il sistema già occupava un bel po' di spazio, quindi ci sta. Però essendoci la micro SD a parte, oltre 2 slot, è una bella
comodità. Andiamo a vedere se ha aggiornato quello che doveva e vediamo se ci sono anche degli aggiornamenti di sistema. A me questa modalità scura piace molto, anche se non avete un AMOLED è bella. Non c'è lo sblocco con le impronte digitali, ma c'è lo sblocco volto. Adesso lo andiamo a implementare e poi dopo per questo unboxing direi che è tutto. Non ci sono aggiornamenti per il momento, quindi attenderemo la prossima, il prossimo update. Vedete che diventa molto sul grigino il bianco se io lo inclino, guardate. Anche se vado a mettere Google, guardate, giro sul bianco e diventa proprio grigio, guardate. Però ci sta, insomma. I prezzi, siamo attorno ai 110-115 euro per la versione 232. La versione 216 si aggira già sotto i 100 euro abbondantemente. Lo trovate anche a 80-89 euro più o meno il prezzo. Con i nostri coupon è arrivato a scendere anche fino a 79-78. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale di offerte su Telegram, perché tutte le anteprime, tutti i coupon, tutte le offerte migliori passano sempre da lì. Durante le live del lunedì, se avete delle domande o avete delle richieste di coupon, di offerte, di sconti, entrate in diretta, siete tutti invitati e noi daremo risposta a chiunque faccia domande. La nostra community è in espansione, è una grande famiglia, è bellissimo sempre fare questi video per voi ed è una soddisfazione nel sapere che voi ci state apprezzando. Continuiamo ad allargarci ed è proprio bello collaborare insieme a voi. Siamo tutti sullo stesso livello, voi aiutate noi e noi aiutiamo voi. Vediamo ancora qualcosa del menu, ci sono le regolazioni classiche del menu, modalità scura la posso anche togliere, vedete? Diventa bianco, ma a me piace tenerla, quindi la vado a rimettere. C'è il doppio tap per attivare lo schermo, rotazione automatica, solleva per attivare, ma quello lo tengo disattivo, modalità lettura, tutte le cose che ci sono nella MIUI 10. Vedremo come gira questo Snap 439, che ha un consumo basso, dovrebbe avere consumi molto ridotti e in abbinamento col display che non è in super alta definizione e la batteria che è una 4000 mAh, secondo me dovrebbe fare minimo 2 giorni di utilizzo in modalità smanettamento on. Quindi io direi che per il momento, adesso andiamo a vedere solo, perché sono curioso di provarlo insieme a voi, il riconoscimento del volto e dopo poi andremo a provare la fotocamera e tutte le altre cose, soprattutto la ricezione con entrambe le schede SIM, TIM e Iliad, e vi diremo come funzionano in tutte e due le modalità, visto che si può comunque utilizzarle insieme alla micro SD. Faremo più un test di ricezione delle due reti. Aggiungiamo i dati del volto, avanti, non c'è l'impronta digitale come abbiamo già detto, mettiamo un PIN, continuo, mettiamo la mia faccia, fatto. Adesso andiamo a vedere se lui mi sblocca guardandomi, vediamo. Proviamo subito. Doppio tap, mi ha sbloccato. Ah, mi ha sbloccato, ma non va alla home direttamente. Lui sblocca, vedete? Vedi? Mi ha sbloccato, ma senza farmi digitare il PIN. Ma non va direttamente alla home. Devo comunque fare lo swipe. Lui vi sblocca, sì. Guardate, se io faccio così non sblocca, perché mi chiede il PIN. Però se io metto la faccia davanti, in automatico, vedete? Guardate, io faccio così, swipe, poi tiro sul telefono, lui mi vede e subito sblocca. È immediato, quindi è davvero efficiente, anche rispetto ad altri dispositivi che ho provato, ben più costosi. Vedete, mi ha riconosciuto e con lo swipe vado direttamente alla mia home. Bene, mi sembra di aver detto tutto quello che dovevo per il momento. Lo proveremo nei dettagli, nel quotidiano, faremo tutti i vari test e poi usciremo con la nostra recensione completa. Vi invito a entrare nel gruppo China Deals and Friends su Telegram, una grande community in espansione, è una grande famiglia, si parla di tutto, di vita vissuta, di tecnologia, di esperienze personali, di confronti. Ancora faccio i complimenti a tutti gli utenti del gruppo e invito anche voi che ci state ascoltando a entrare a farne parte. Detto questo vi saluto, ci vediamo ai prossimi video, ai prossimi appuntamenti. Un salutone da Pasqui e da tutto lo staff di ChinaDeals.it. Alla prossima, ciao!